Hai un cane super socievole che salta addosso a ogni persona che incontra? Portarlo con te al ristorante o in passeggiata è un incubo a causa di questo problema? Come puoi risolverlo? Come educatore cinofilo ho aiutato e aiuto ogni giorno tantissime persone a risolvere moltissime problematiche e una tra le più comuni è quella del saltare addosso. Se hai questo problema in casa, anche quando arrivano ospiti o in passeggiata, quando il tuo cane vede persone nuove, beh, questa è una problematica che devi risolvere subito perché oltre ad essere fastidiosa, può essere anche molto pericolosa. Ma per prima cosa, perché il cane salta addosso? Beh, la tendenza a saltare addosso alle altre persone quando le incontra, seppur nasce da quanto il cane sia socievole o meno, è un comportamento che involontariamente si insegna al cane quando è cucciolino. Il cane socievole, infatti, tende ad alzarsi su due zampe per arrivare al viso della persona e con molta probabilità, quando il tuo cane era cucciolino, glielo hai lasciato fare molto volentieri. Così come pure quando incontravi persone per strada, anche loro vedendo un cucciolino lo chiamavano e lo accarezzavano, rendendolo però iper socievole. O ancora, molto spesso il mettersi su due zampe diventa il modo con cui il cane ottiene la vostra attenzione e quindi una ricompensa, dunque potresti averglielo insegnato involontariamente. Ma adesso che il tuo cane pesa un po' di più, ti mette in imbarazzo quando salta addosso alle altre persone e vorresti poterle incontrare, fermarti a parlare senza dover agitarti e trattenerlo perché sei imbarazzato su quello che potrebbe fare. Insomma, vorresti che fosse un po' meno socievole o almeno socievole ma con le giuste maniere. Bene, ed è proprio quello che oggi affronteremo con il nostro amico Leo. Leo è qui da noi per un po' di giorni e quello che abbiamo fatto prima di iniziare a lavorare sul problema è lo abbiamo osservato e fatto alcuni test comportamentali che ci fanno capire qual è il giusto modo per affrontare il problema con lui. Quali sono quindi i trigger che lo scatenano e perché lo fa? Chiaramente a voi non serve entrare così tanto nel dettaglio, vi basterà sapere che spesso il cane salta addosso perché è molto socievole e perché ha imparato che quello è il giusto modo di approcciarsi. Possiamo quindi adesso cominciare con il nostro programma di addestramento. Quello che non vogliamo che succeda è togliere quella caratteristica che lo rende così socievole e solare. Non vogliamo infatti un cane disinteressato alle persone, perché questo vorrebbe dire togliere il Labrador dal Labrador. Ed è per questo che l'analisi comportamentale di partenza è così importante. Vogliamo semplicemente costruire in lui un comportamento migliore e dargli quindi delle maniere migliori che gli fanno ottenere comunque quelle carezze che lui spera di avere. Quindi quello che faremo è essenzialmente sostituire il modo in cui lui adesso sa di ottenere quella ricompensa. Quando lui vede una persona, al posto che pensare "oh, c'è una persona di là, gli salterò addosso perché so che quello è il modo per ottenere la mia ricompensa", penserà "oh, c'è una persona lì, mi siederò e aspetterò pazientemente e probabilmente otterrò anche una carezza". Come facciamo quindi? Il primo step è quello di interrompere il comportamento. Infatti, se non sa che quello non è il modo giusto, beh, non potrà mai smettere di non riproporlo. Quindi abbiamo bisogno di correggerlo. Come si fa? Usa un guinzaglio retriever messo stretto dietro le orecchie. Il secondo in cui salta appaia il tuo no, ovvero la tua correzione verbale, con un pop, ovvero una leggera tensione sul guinzaglio che si accende e si spegne immediatamente, così. Il guinzaglio retriever è uno straordinario strumento se usato correttamente e per farlo potresti aver bisogno di una persona qualificata che ti aiuti in presenza o comunque ti monitori. Sembra infatti facile, visto da un professionista come me, ma potrebbe non esserlo per chi ha le prime armi, quindi non scoraggiarti. Dunque, se vuoi un maggiore aiuto, ti ricordo che lavoriamo in tutta la provincia di Varese, Milano, Como, in presenza e arriviamo dovunque anche online via webcam. Dai quindi un occhio al nostro sito web per saperne di più o scriverci sulla nostra mail. Ma torniamo a noi, che senso ha questa correzione? Tutto quello che stiamo facendo è comunicargli "no amico, questa cosa non è accettabile perché può essere molto pericolosa" e vi ricordo che il nostro compito è quello di spiegare al cane quali sono le maniere che vogliamo che lui abbia. Se sei convinto di aver già provato a dirgli di no, ma sei sicuro che questo non funzioni, beh, allora potrebbe essere che non sta funzionando per tre motivi. Il primo è che magari la tua correzione non è fatta bene. Il secondo è che sotto ci potrebbe essere un problema relazionale, ovvero quanto il tuo cane rispetta il tuo no e lo considera giusto, quindi non lo considera un'imposizione. Per scoprirlo, chiediti se durante la giornata il tuo cane ti ascolta volentieri e rispetta qualche limite che gli imponi. Se invece lo ignora e ti ascolta solo quando alzi il tono di voce, beh, allora potrebbe esserci qualche problema di relazione, che non può essere risolto soltanto guardando un tutorial. Dunque, se ti piace il nostro metodo, sentiti libero di contattarci.
Il terzo motivo potrebbe essere dovuto a un fattore di incoerenza. Se infatti chiedi al tuo cane di non saltarti addosso soltanto ad alcune persone o agli estranei o soltanto quando vedi che qualcuno è ben vestito, beh, ti assicuro che gli stai mettendo una grande confusione. Quindi dal momento in cui correggi questo comportamento, assicurati poi di non ricompensarlo mai. Ma cosa dobbiamo fare dopo averlo corretto? Reindirizzatelo immediatamente e dunque diteli seduto, fateli aspettare un secondo e poi dateli la ricompensa, quindi accarezzatelo pure. La prossima volta fateli aspettare qualche secondo in più e poi accarezzatelo. Ripetizione e ripetizione, quello che il cane penserà sarà qualcosa di questo tipo. Solitamente salto addosso quando vedo una persona, ma non ha funzionato le ultime volte. Fammi ricordare cosa ha funzionato meglio. Probabilmente mi siederò. Beh, allora, quando lo fa, accarezzatelo subito in quel momento. Quindi ricordati di correggere e reindirizzare, rimanendo sempre coerenti in ogni situazione. Quindi gestitelo bene anche quando incontrate strani per strada e in meno di una giornata il tuo cane imparerà il comportamento giusto. Ma non solo, rafforzerete anche la vostra relazione, perché sei tu che gli stai dando accesso a quella cosa bella e dunque ti guarderà molto di più per indicazioni e direzioni. Fai questo rimanendo sempre coerente ed il tuo cane avrà imparato una cosa fondamentale a lungo termine, non solo per una mezza giornata dove può aver messo in pratica il mio metodo. Rimanere calmi e coerenti è la chiave, e se vuoi sapere quali sono i principi più importanti per avere una bella relazione con il tuo cane, beh, allora sei sul canale giusto, quindi iscriviti e metti mi piace se questo video ti è stato utile. Al prossimo video!